adesiolisi cervicale. I processi aderenziali possono interessare sia l'orifizio cervicale esterno che quello interno, esitando in entrambi i casi in una riduzione del diametro del canale cervicale. La conoscenza delle tecniche disponibili per il trattamento di queste stenosi rappresenta il prerequisito per ridurre il numero di isteroscopie fallite. Né terminazioni nervose sensitive né vasi sanguigni sono stati riscontrati sul tessuto fibrottico, permettendo così un sicuro utilizzo degli strumenti meccanici 5 French o 7 French. L'anello fibrottico può essere tagliato in 2 o 3 punti utilizzando le forbici. O può essere allargato con la pinza da presa, prima inserita al suo interno con le ganasce chiuse e poi delicatamente aperte. Gli stessi criteri utilizzati per differenziare l'utero setto dall'utero bicorne possono essere d'aiuto all'operatore nel distinguere il tessuto fibrottico dal muscolo e dalla mucosa, evitando in tal modo la possibilità di creare un falso passaggio. Il superamento di una stenosi severa dell'orifizio cervicale esterno può essere inoltre ottenuto mediante un'incisione radiale con l'elettrodo Twizzle. Questa tecnica consente di aumentare o addirittura in alcuni casi di creare un punto d'accesso al canale cervicale. Sterilizzazione isteroscopica. Attualmente, uno dei metodi più diffusamente utilizzati di sterilizzazione isteroscopica è il sistema Assure. Questo prevede il posizionamento di un corpo estraneo nelle tube che stimola la formazione di tessuto cicatriziale, inducendo un'ostruzione meccanica permanente al passaggio degli spermatozoi e quindi alla fecondazione. Studi recenti hanno dimostrato che è possibile eseguire tale procedura ambulatorialmente, riducendo i rischi associati all'anestesia locale o generale e migliorando il rapporto costi-benefici. Nel 2002, il professor Vettocchi ha proposto il seguente schema delle indicazioni per il trattamento ambulatoriale delle patologie uterine, utilizzando i moderni steroscopi prima e dopo l'introduzione della tecnologia bipolare. Oggigiorno, grazie agli ulteriori sviluppi tecnologici e all'aumentata esperienza degli operatori, anche altre lesioni o condizioni patologiche uterine, cervicali e vaginali possono essere trattate ambulatorialmente. Queste rappresentano le nuove frontiere dell'isteroscopia operativa ambulatoriale. Polipi vaginali. I polipi vaginali rappresentano un'inusuale, spesso misconosciuta causa di sanguinamento anomalo, più frequentemente dopo un rapporto sessuale. L'approccio vaginoscopico è imperativo al fine di ottenere un'appropriata distensione vaginale che consenta l'identificazione di tali lesioni. In seguito, questi polipi possono essere facilmente rimossi utilizzando l'elettrodo Twizzle 5 French inserito nel canale operativo dell'isteroscopio rigido o semirigido, a flusso continuo. Setto longitudinale vaginale. Recentemente abbiamo trattato ambulatorialmente un setto longitudinale vaginale mediante vaginoscopia operativa in una paziente vergine di 27 anni che lamentava leucorrea e infezioni vaginali ricorrenti. All'ispezione vaginale, attraverso l'imene integro, fu diagnosticato un parziale setto longitudinale vaginale nella metà prossimale della vagina. Le due emivagine non erano ostruite. Per accertare se la cervice fosse singola o doppia, abbiamo eseguito una piccola incisione sulla superficie esocervicale con la punta dell'elettrodo bipolare. Poiché questo segno era rilevabile da ambo i lati del setto, abbiamo potuto confermare la presenza di una singola cervice. A questo punto abbiamo eseguito la sezione del setto utilizzando l'elettrodo Twizzle, iniziando dalla sua porzione centrale e continuando progressivamente verso l'apice vaginale. L'energia elettrica, VC3, 50 W, applicata durante la sua sezione, ha assicurato un'emostasi completa. La paziente ha riferito solo un lieve dolore durante la sezione della porzione prossimale del setto, a causa della sua vicinanza con la parete vaginale, che è nota per la ricca innervazione sensoriale. Ad ogni modo, non sono stati somministrati analgesici né durante né immediatamente dopo la fine della procedura. Adenomiosi.
Sebbene l'isteroscopia ambulatoriale non sia in grado né di accertare né di escludere in maniera definitiva una diagnosi di adenomiosi, poiché il suo campo di osservazione è limitato alla sola superficie endometriale, alcuni ricercatori hanno descritto alcuni quadri isteroscopici suggestivi di tale patologia, un endometrio irregolare con aperture ghiandolari superficiali, ipervascolarizzazione, puntato a fragola o lesioni cistiche emorragiche. In aggiunta alla visualizzazione diretta della cavità uterina e alla possibilità di ottenere campioni istologici sotto controllo visivo, l'isteroscopia offre inoltre la possibilità di svuotare lesioni cistiche emorragiche usando strumenti meccanici o l'elettrodo Twizzl. Ablazione di moncone cervicale. L'isteroscopia operativa ambulatoriale può rappresentare un'opzione terapeutica in caso di sanguinamento ciclico o continuo in pazienti che hanno subito un'isterectomia subtotale. L'elettrodo Spring, che determina una vaporizzazione e una coagulazione dei tessuti più profonda e diffusa, può essere usato per vaporizzare isole residue di tessuto endometriale presenti nel moncone cervicale. Questa procedura può richiedere l'uso della sedazione conscia, poiché la vaporizzazione dell'endometrio residuo, per poter essere realmente efficace, deve raggiungere i primi 2-3 mm di miometrio. Oppium. Il trattamento resettoscopico dei miomi con parziale sviluppo intramurale dovrebbe essere eseguito solo da chirurghi con comprovata esperienza, poiché è tecnicamente difficile, ha una curva di apprendimento lenta ed è associata ad un più elevato rischio di complicanze. Recentemente abbiamo sviluppato una tecnica ambulatoriale per preparare tali miomi al fine di facilitare la successiva procedura resettoscopica in anestesia generale. Questa tecnica è denominata Oppium, Office Preparation of Partial Intramural Myomas. La mucosa endometriale che ricopre il mioma viene incisa mediante forbici o con l'elettrodo bipolare 5 French lungo la sua linea di riflessione sulla parete uterina, fino alla precisa identificazione del piano di clivaggio tra mioma e la pseudocapsula, facilitando in questo modo la protrusione della porzione intramurale del mioma in cavità durante i successivi cicli mestruali. Quest'azione può facilitare notevolmente la successiva asportazione per via resettoscopica, poiché il chirurgo si troverà a trattare una lesione a sviluppo prevalentemente endocavitario, lavorando quindi più velocemente e con maggior sicurezza. Riposizionamento di dispositivo intrauterino mal posizionato. Talvolta un dispositivo intrauterino può essere mal posizionato nell'area istmica, soprattutto a causa di una maldestra procedura di inserzione. In queste situazioni è possibile riposizionare il dispositivo afferrandolo con la pinza o semplicemente spingendo la sua estremità distale con la punta dell'isteroscopio. In conclusione, in presenza di un'adeguata strumentazione, alcune regole di base dovrebbero sempre essere seguite al fine di eseguire un'isteroscopia operativa ambulatoriale di successo. Primo, identificare correttamente e rispettare le indicazioni e applicare la tecnica appropriata per ciascuna patologia diagnosticata. Secondo, preservare l'integrità della muscolatura uterina in ogni momento della procedura, evitando di toccare, lesionare o sezionare le fibre muscolari. Terzo, mantenere una costante pressione intrauterina inferiore a 70 mm di mercurio e una chiara visione endouterina durante l'intera procedura. Quarto, lavorare con la parte attiva dello strumento, sia esso meccanico che elettrochirurgico, molto vicina alla punta dell'isteroscopio, evitando così la perdita di profondità della visione.